Buon compleanno Dodò. Sì, auguri Dodò. Oggi Dodò compie 25 anni. Grazie di nuovo alla città di Crotone, a tutti i ragazzi perché sono presenti. E niente, anche quest'anno siamo in numerosi per festeggiare il compleanno a Dodò. Ecco, quando pensiamo a Dodò sono gli auguri che arrivano da parte di tutti, perché Dodò è nel nostro cuore, ma soprattutto perché riteniamo che i suoi 25 anni li avrebbe vissuti in questa città con tutti noi. Certo che lui era attaccato alla città di Crotone, infatti era un ragazzo veramente che socializzava con tutti, quindi Dodò ce lo portiamo tutti nel cuore, infatti la rappresentazione di oggi è di tutta Italia, quindi io dico grazie Crotone, ma grazie Italia, perché veramente ci fanno vivere, questi ragazzi ci danno la carica per andare avanti. Io dico grazie a voi soprattutto, perché con il vostro coraggio, con la vostra forza state facendo veramente un'attività che è rivolta non solo alla nostra città, ma che ha trovato il consenso e la voglia di crescere dappertutto. Sì, noi il coraggio, però il coraggio nostro è arrivato tramite voi, perché questo coraggio ce l'avete trasmesso voi, perché altrimenti noi non saremmo stati nessuno. Invece grazie, grazie veramente di cuore. A Crotone noi ricordiamo Dodò, possiamo dialogare con i ragazzi e dire da che parte stare, perché la libertà è bella e stare della legalità si guadagna, è un guadagno per tutti. Cosa vogliamo dire pensando a Dodò? Io dico che da quando è successa la tragedia la cosa bella nella disgrazia è che non ci hanno lasciato da soli. È giusto ricordare in questa giornata quello che loro hanno vissuto, ma anche quello che loro hanno seminato non solo a Crotone ma in tutta Italia. Sono qua vicino alla mamma di Dodò perché voglio essere vicino alla mamma di Dodò. Sì, ricordare è importantissimo, anzi io voglio ringraziare i genitori di Dodò per aver mantenuto alto e a questa comunità, di aver permesso loro di mantenere alto il ricordo del loro figlio scomparso in un fatto grave, gravissimo. Vedete, cara Francesca, quando si perde un figlio è un dolore incommensurabile. Dicono tutti che non c'è la parola che definisce un genitore che perde il figlio. Si parla di orfani, ma è innaturale, è veramente innaturale. Il destino è stato veramente crudele. Però quello che mi diceva il papà di un mio carissimo amico scomparso prematuramente per un'improvvisa malattia mi fa stare bene quando ti vedo, perché mi aiuti a ricordare mio figlio, mi fa stare bene incontrare le persone che lo hanno conosciuto, che ricontinuano a ricordare, a raccontare i fatti, e questo deve essere. Io parlo come persona, ma devo parlare come rappresentante delle istituzioni. Lo Stato è presente, lo Stato è attento, il nostro scopo è quello della legalità e cercare di prevenire il verificarsi di episodi come questi, non soltanto perseguirli, perché perseguirli è un obbligo, ma prevenirli è un dovere.